Buongiorno ragazze, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi è sabato, mi sono già vestita e mi sono appena svegliata. Infatti adesso stavo finendo di fare la mia skincare. Come state? Oggi staremo tantissimo insieme. Il Cri di solito ormai lo sapete che il sabato mattina lui lavora, invece oggi a casa, ma è come se lavorasse, tra virgolette, perché ha un lavoro da fare e a casa anche, perché lui lavora anche a casa e starà tutto il giorno in garage. Intanto andremo a trovarlo, poverino, perché oggi ce l'ho a casa, ma è come se non ce l'avessi praticamente, povero, ha davvero tanto di quel lavoro da fare. Ieri sera siamo andati a letto tardissimo, infatti stamattina mi sono svegliata super tardi, cioè super tardi. Di solito mi alzo alle 7, stamattina mi sono alzata davvero più tardi del solito, perché ieri sera, appunto, come vi ho detto, siamo andati a letto tardi perché abbiamo giocato a Scala 40, ragazzi. È tantissimo che non passavamo le serate a Scala 40. Io ci giocavo con la mia mamma, diciamo con le carte vere, e invece in tutti questi anni ho sempre scaricato il gioco su, appunto, dal Play Store di Scala 40, perché io sono una grande fan di quel gioco. E ieri sera eravamo lì, non c'era niente in TV, ormai la TV che palle, e allora mi hanno detto: cosa facciamo? Non abbiamo sonno, ci facciamo una bella partita a Scala 40. Mi sono sentita proprio, boh, strana, ma una serata molto diversa. Comunque, finito di mettere il mio siero, ho messo questo qua di Essence che lo amo da morire. E lo sto usando parecchio, mi piace troppo, anche perché sa troppo di ananas, ragazzi. Infatti metterlo la mattina, io lo metto sempre la mattina e la sera dopo la mia detersione. Ho finito anche i miei detergenti preferiti, ma fa niente. Però devo dire che mi fa venire voglia di succhi di frutta. Adesso ci andiamo a fare un bel caffè e dopo vediamo cosa fare. Prima di tutto ho appena finito di pulire e di accendere il camino perché, molto importante ragazzi, c'è un'aria freddissima fuori. E sapete cosa ho pensato? Che al posto del caffè voglio farmi un bel tè stamattina. Non lo so perché, di solito io la mattina assolutamente caffè forever, però stamattina mi gira di farmi il tè. Magari il caffè ce lo faremo magari, diciamo, nel corso della mattinata. Recuperata la mia tazzina preferita. Sì, io torno sempre bambina in queste cose. E assolutamente voglio farmi il mio tè che tanto amo, che ormai conoscete, e è quello della Lester House, buonissimo. Adesso intanto che aspetto il mio tè, cioè finisco di prepararmi la tazza, aspetto che suona il microonde, mettiamo la bustina e intanto che bevo il tè voglio raccontarvi una cosa, perché ragazzi sono 3 giorni, oggi fortunatamente è il giorno di riposo, ma davvero ho iniziato una cosa, ecco che è pronta l'acqua, che mi sta distruggendo, adesso vi racconto. Eccoci qua, para ponzi ponzi pam. Speriamo che rimanete dritti, spero che non vi faccio cadere. Eccoci qui. Però non mangio perché non ho fame e ho lo stomaco, non lo so come mai. Però ragazze, tanto che non mi fa male lo stomaco. Se mi seguite nei vlog sapete le mie vicende, le mie lotte con lo stomaco, però devo dire che tanto che non mi fa male, fortunatamente. Mamma mia, ha un profumo incantevole. Infatti tanti di voi mi dicono: Katia, sei un controsenso, hai il mal di pancia e bevi il caffè. Vabbè, ok, però non posso farne a meno. Però prima devo dire che ne bevevo di più, di caffè, adesso ne sto bevendo di meno. Però non riesco a toglierlo. Io sono un amante, boh, uno dei primi fan del caffè in modo assurdo. Comunque, ragazzi, allora, prima di raccontarvi cosa sto iniziando da 3 giorni praticamente, oggi sarebbe il quarto, però oggi è il giorno di riposo. Voglio passare saluti perché, come sempre, io nei miei vlog, nei miei video, saluto sempre qualcuno di voi. E oggi saluto che se voi, mi raccomando, se volete essere salutati, commentatemi giù con un commentino nei commenti con hashtag salutami e poi
il vostro commento, a vostra scelta, e io poi man mano nel corso dei vlog, cioè ovviamente vi rispondo al vostro commento che scrivete dicendovi in che video vi saluterò, magari nel video di martedì, mercoledì, giovedì, perché ho dei video programmati, però vi saluterò senz'altro. E oggi io mi insegno sempre qualcuno che pesco tra di voi e saluto allora innanzitutto la grande gaff, come sempre che sbaglio i nomi, ed è Sara... aspettate... scusate, è entrato mio suocero che doveva portare la legna perché abbiamo terminato quasi la legna di casa, quindi facciamo fare rifornimento, lo vuole sempre fare lui, quindi ti ringrazio. Allora, prima di tutto voglio salutare una ragazza che l'altra volta ho sbagliato assolutamente il nome e ho fatto le mie solite figure, come sempre, lo sapete, se no non sarei io, e si chiama Sara, stavolta lo pronuncio giusto, De Pieri. Un bacione tesoro, perdonami. Poi voglio salutare Carla Esposito, Domelia, che tra l'altro bellissimo nome Domelia, mi piace tanto, Clarissa Marchello, un bacione a tutte quante, e William e la figlia Vittoria. Grazie ragazzi che appunto avete voluto il mio saluto e grazie che mi seguite, davvero tanti bacini. Adesso voglio raccontarvi una cosa, prima ve la faccio vedere. Allora, prima diciamo che a livello di ginnastica, di workout in casa ovviamente, mi allenavo parecchio. Io ragazze ho seguito un casino di sfide su Play Store, io trovo sempre delle sfide di workout per quanto riguarda i glutei, piuttosto che gli addominali, piuttosto che le braccia, e sarà un anno a questa parte che non faccio più niente, se non la mia cyclette, vabbè, la mia cyclette c'è sempre, però diciamo a livello di esercizi, di workout, di fitness, di quelle cose lì, di allenamenti. E ho deciso di riprendere, non la dieta, di riprendere, di mangiare normale, però integrare anche gli esercizi, l'attività fisica e il movimento, che è molto importante. Allora ho scaricato due applicazioni, che li seguo tutte e due, che una è questa qua, adesso ve le voglio far vedere tutti e due, che spero che si vedano, eccole qui, sono queste due le applicazioni, tutte e due sono appunto per un lato specifico piuttosto che un altro, eccole qui, ma spero che le metta a fuoco, ok. Allora, la prima è perdi peso in 30 giorni, si chiama, è praticamente una sfida dove al giorno ti dà un tot di esercizi, dal più semplice ovviamente si parte dalle cose piccoline e poi man mano che il corpo si allena si arrivano anche a quelle grandi, con prima e dopo gli allenamenti lo stretching, è molto importante, sennò si rimane incriccati. E ragazze, oggi è il giorno di riposo, ho cominciato, vedete, questa è l'applicazione, eccole qui, questo è il piano e praticamente qua ti dà tutti i giorni e tutti i vari esercizi. Io adesso ho fatto il primo, il secondo e il terzo, oggi è il quarto giorno, però oggi è il giorno di riposo, vedete? Oggi è completamente il giorno di riposo, c'è sito proprio il giorno di riposo, e neanche a farlo apposta col disegno della tazzina. Invece domani avrò una serie di... ragazzi, diciamo che da quando è iniziato il primo giorno, sì, sudo sempre tantissimo, infatti dico mamma mia, perché sono allenamenti che durano 20 minuti, però mamma mia. E diciamo che tipo vi faccio vedere, questi sono gli esercizi, durano da 10 ai 20 minuti. Il quinto giorno avrò per esempio 11 minuti con 6 esercizi da fare, e questi sono gli esercizi che avrò domani, vedete? Domani sarà il quinto giorno, perché oggi è il quarto giorno di riposo, e questi sono gli esercizi. Voglio vedere, ed è una serie di 30 giorni. Stessa cosa, questo è specifico per il sedere. Stessa cosa l'altra applicazione che vi ho fatto vedere, allenamento glutei, che ha i glutei come ancora come punto di riferimento, che è il mio punto che devo lavorare di più perché ho un po' di pellina brutta, non mi piace, cioè arriva l'estate ragazzi, dai,
siamo sinceri, voglio allenarmi bene. E poi, oltre ai glutei, mi piace tanto perché ha anche diciamo un'attività e un elenco di esercizi completo, soprattutto anche per l'addome e per le braccia. Quindi diciamo che l'ho iniziato da 3 giorni, ma ragazzi, credetemi, mi fanno male tutte le gambine, forse perché comunque sì, ero un po' allenata con la cyclette, però non è che con la cyclette facevo chissà quali allenamenti o chissà quale biciclettata, se così si può dire. Ho sempre fatto comunque dai 15 ai 20 minuti, ma o con calma o niente diciamo di serio, tra virgolette. Ma adesso si riparte, devo dire. Adesso finisco di bere il mio tè perché si è un po' raffreddato, intanto cioè, si è un po' scottava prima, adesso si può bere. E ci vediamo dopo. Ho iniziato da 3 giorni gli esercizi e la parte che mi fa più male, che mi tira, è l'interno coscia, ma proprio tanto, ragazzi, e la parte esterna, cioè mi fanno proprio non male, ma di più, mi brucia proprio. Ragazzi, adesso lo sto aiutando a fare il muretto dietro, lui la porta dentro e io continuo a costruire, tra virgolette, il muretto lì dietro nel ripostiglio, perché davvero è tantissimo e da solo mi viene male, anche perché comunque non è più giovanissimo, quindi mi viene male farglielo fare. Il muretto dietro è stato fatto, aiuto ragazzi, ho tutte le mani sporche, cioè impressionante. Adesso devo andare a lavare, io come sempre furba non metto i guanti, e adesso ho pulito lì con tutta la terra, li ho lasciati 2 per mettere dentro dopo, da mettere dentro dopo, e adesso devo passare l'aspirapolvere in tutto il tappeto perché fa davvero pietà. Quindi stamattina pulizie, aspirapolvere, pavimenti, e mi metto dietro le pulizie e ci vediamo più tardi. Adesso sta facendo il caffè per me e per il Cri, che è arrivato, anche poverino lui. Sta facendo un lavoro esagerato in garage perché deve fargli un furgoncino a un suo amico, un signore. Adesso ci beviamo il caffè e quando arriva, adesso è andato un attimo in bagno, ve lo faccio salutare. È arrivato il patatino! Ciao, ciao amore! Guardatelo, è tutto vestito da lavoro, poverino. C'è un furgone di un signore, vero, che devi fare in macchina? Sì, che ti ho promesso. Adesso sta bevendo il caffè e io mi faccio il mio. No vabbè, stamattina ne ho di tutti i colori. Adesso lui è andato in garage, io sto finendo il mio caffè. Intanto ragazzi, devo editare anche delle stories che ho registrato per una ragazza, che poi scoprirete tutto su Instagram, stavo dicendo sul canale YouTube, no, su Instagram, quindi venite a seguirmi perché lì carico sempre, diciamo, in tempo reale, e giornalmente invece su YouTube vedete magari il vlog di oggi, mercoledì, il vlog di domani, giovedì, invece lì è proprio tempo reale. E adesso ragazzi vediamo cosa fare, però prima di tutto stamattina devo andare anche alla Sigma, perché come se non bastasse, oltre al bruciore di gambe, più che di gambe, di cosce, oltre al bruciore, mi sa che sto entrando nel periodo di noi donne. Perfetto, ci vediamo dopo. E poi mi dite sempre, perché ci tiri fuori sempre la lingua, è un vizio. Adesso ci prepariamo perché devo andare a far benzina, però vado con mio suocero perché il Cri è davvero indaffarato nei lavori. Devo andare a far benzina e poi devo andare alla Sigma che guardiamo le uova di Pasqua. Non so se le prendo oggi, ma devo vedere quali ci sono perché ho visto l'altra volta. Ragazzi, preparatevi perché per Pasqua ho 5 video a tema di Pasqua, uno diverso dall'altro, di cui 2 ve li ho già spoilerati, che sono uno che il Cri apre le uova e l'altro dove io apro le mie uova, che ho deciso di separarli, ve l'ho già spiegato nello scorso vlog, perché non voglio caricare, diciamo, un video spacchettamento delle uova di 50 minuti perché non voglio neanche annoiarvi, quindi io ci sarò comunque nel video con Cri e Cri ci sarà nel video comunque con me quando io spacchetterò le mie e nell'altro video lui spacchetterà le sue. Comunque io adesso metto le scarpine e andiamo alla Sigma. Eccomi pronta, ho messo le mie scarpine, mi sono messa la mia mascherina, che tra l'altro è una nuova che avevo preso dai cinesi, e siamo pronti per partire, let's go. Arrivati alla Sigma.
Allora, mi ha segnato le cose che devo prendere perché domani deve fare una video ricetta, quindi uscirà sul canale una ricetta valtellinese del CRI, visto che vi piacciono tanto le ricette del CRI. Non riesco a parlare con la mascherina. Quindi adesso vado in missione per il CRI, come ha scritto nel titolo, prendo tutte le cosine che vi servono, poi a casa vi faccio vedere. La sigma è gigante, tra l'altro, e là in fondo già si intravedono le uova, non vedo l'ora di andarle a vedere. E dopo mi devo segnare tutto perché così almeno il Chris si sceglie anche le sue. Poi verremo un altro giorno a prendere. Oggi prenderemo tutt'altro, ma dopo a casa vi faccio lo svuota la spesa. Ragazzi, sono uscita, adesso arrivo a casa e vi faccio vedere le cose che ho preso. Quanta gente che c'era dentro. Arrivata a casa, ragazzi, c'è un sole pazzesco, per quello che vedete la luce così sparaflesciata. E queste sono le cosine che ho preso alla Sigma, adesso vi faccio vedere, finalmente ho trovato l'unico detergente che ho trovato, che non mi fa impazzire, però nel frattempo che mi arriva, perché li ho ordinati su Sephora, sapete che io il detergente di Fresh ormai è la mia nuova fissa, però nel frattempo che mi arriva non potevo non lavare il viso, lavarlo col sapone normale, e ho preso questo qua della Garnier Skin Active, Pure Active 3 in 1 al carbone, si può usare come detergente, scrub e maschera, era l'unico che mi ispirava perché ce n'era davvero una scelta ristretta, diciamo, e quindi ho preso questo. In tutto ho speso sui 36 euro. Poi ho preso questo formaggio qua per fare la video ricetta di domani del CRI, il Casera Chiuro, 400 grammi, sono 444, sì, ok, e l'ho pagato 5,32 euro. Il detergente, questo qua, adesso vi dico il prezzo, l'ho pagato 4,95. Poi a 99 centesimi ho fatto scorta di questi che mi servivano della linea Sledi, super conveniente. Eccoli lì, anche perché avevo previsto il periodo di noi donne ed è arrivato. Sono una maga. A 1,90 euro ho preso due briochine, una con la crema e una con la marmellata, se non ricordo male. Una vuota, una... No, è crema pasticcera e marmellata, sì, per dopo pranzo il CRI. E a pranzo, visto che domani c'è la video ricetta bomba, che per voi uscirà dopo domani o domani, non lo so, comunque vedremo. Queste sono le pizze che abbiamo preso per oggi, che sembrano giganti ma alla fine dentro nella scatola arrivano fino alla riga, però sono grandi rispetto alle pizzette normali, sono 26x38, però diciamo che in due ne mangiamo una, quindi è perfetta per due persone, ecco. Ne ho prese due, così almeno una avevamo la scorta, e queste le ho pagate 4,79 euro, e sono prosciutto e funghi, che... sicuramente io eliminerò i funghi, ma vabbè, l'ho presa perché piace al CRI ed è della Ital Pizza. Ho preso una cassa della San Benedetto, questa qua, di bottiglie piccole. Queste non le usiamo per bere, ma le usiamo per la ricetta. Poi vedrete, mi serviva una bottiglia, alla fine ho preso una cassa perché era conveniente. La cassa di acqua è costata 79 centesimi. Sempre per la ricetta, che spero che vada bene, che mi ha mandato in missione per prendere le sue cosine, i suoi ingredienti, che già in questo video vi ho spoilerato tutti gli ingredienti, praticamente una buona parte, alcuni li avevamo già in casa. La grappa l'ho pagata 6,99. Poi a 3,59 ho preso la cremina, che il CRI è matto per questa crema qua, si può usare sia per una rasatura perfetta, che spero che metta a fuoco, eccola qui, sia per le mani screpolate, le scottature solari, le irritazioni cutanee, le punture di insetti e i mali dei piedi. Insomma, si può usare per mille usi ed è davvero di questa marca qua, Prep, che il CRI ne ha già fatte fuori 300.000 di queste creme, perché lavorando tanto ha le mani molto screpolate, e allora è l'unica che li rende le mani magiche, è praticamente una crema magica per lui. E poi devo dire che è anche abbastanza economica. Queste erano tutte le cose che ho preso da Sigma. Io adesso, ragazzi, chiudo qua il vlog. Sapete perché? Perché adesso, vabbè, tanto a mezzogiorno vi ho fatto vedere quello che mangiamo, perché scarico, aiuto, non ce la posso fare, sto parlando troppo, scaldo la pizza. Poi oggi pomeriggio voglio registrarvi un video dove mi trucco con delle novità che mi sono arrivate
da Douglas, e poi vi farò anche il video haul di Douglas, non so quando caricherò questi video, vedremo. E poi domani ci sarà il mega video ricetta del Cree, una nuova ricettina, ha fatto i pizzoccheri, ha fatto la polenta cropa e chissà quale ricettina farà, rimanete sintonizzati. Io vi mando un bacino, avete visto anche la Xina in questo vlog, ve l'ho fatta intravedere, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato di compagnia, e noi ci vediamo al prossimo, ciao!